Siete certi di saper parlare molto bene in inglese? Ad esempio, quando traducete la frase italiana in inglese, che fate? La traducete in modo letterale? Bene, questo è sbagliato, perché per tradurre in inglese dovete pensare in inglese. Ma scopriamo quali sono gli errori che gli italiani fanno in questa lingua. Primo grattacapo per gli italiani, i false friends, ovvero quelle parole che hanno un significato simile in italiano, almeno leggendole sembrano molto simili a parole italiane. Come parents, che non vuol dire parenti ma vuol dire genitori, library, che non vuol dire libreria ma vuol dire biblioteca, e argument, che non vuol dire argomento ma litigio. L'uso corretto di sorry e di excuse me. Sorry si usa per chiedere scusa a qualcuno, mentre excuse me si usa per richiamare l'attenzione di qualcuno. Insomma, questi sono soltanto alcuni degli errori che gli italiani commettono in inglese. E voi, quali errori sapete di commettere? Io un sacco.